Ciao gente, sono Xanacobi e oggi siamo tornati su The Legend of Zelda Breath of the Wild. L'ultima volta vi ho fatto vedere le arti del combattimento, eccetera. E dobbiamo parlare di nuovo con Impa, di nuovo, dopo aver. A parte, facciamo uno scatto, dai. Avanti, sbadiglia di nuovo. Così, a caso. Che graziosa, vecchietta. Sfida completata. Forse. Cosa vuoi darmi, dai? Ok. Andremo. Dai, iniziamo con gli Zora, che sembrano i più divertenti. No, non è vero, però divertenti. No, non è vero. Non è. Non risponde. Allora, inizieremo con il colosso sacro degli Zora. Tra l'altro ci ho messo un bel po' per arrivare qui. Ah, è vero, lui ha la bacchetta del ghiaccio, invece ha la spada del ghiaccio. Dove atterrare? Ah, dall'altra parte. Lì vedo un omino rosso, aspettate. No, aspettate. Per ora utilizziamo questo. Anzi, lasciamolo in pace. Tanto non credo faccia qualcosa. Ehi, tu! Ehi! Ehi, tu! Ma è quello che ho detto io, vabbè. Sono qua Ehi! su! Che atletico, Che gigante! Sidon, principe Zora. Ha davvero l'aspetto di un principe, Tu sei. bellino. Ma sì, tu sei un'Ilia, vero? È Devo vero. assolutamente dirti una cosa. Cosa, avanti, raccontami tutto, dai. Ehi! Ok. Stai calmo, io sono Link. Mi sembra di averlo già visto in un altro gioco, tipo. È sempre della serie Zelda, però strano, strano. Però, ok. Colosso sacro dell'acqua. Certo. Le scarpate sono scivolose, non ci si può. Ok, seguo il sentiero. Ah, elettricità. Quindi devo usare le frecce del ghiaccio. O dell'elettricità. Del ghiaccio, o del fuoco. Ok. Pozione isolante, ce n'avevo già un po'. No, non tornare lì. No, volevo farti una foto, dai. Grandioso. Abbiamo a che fare con un colosso sacro. E lontano? Sì. Però l'edificio sembra bello. Sembra una medusa, un gigante. O un polpo.
o qualcos'altro. Questi che si mimetizzano mi fanno arrabbiare. Ah sì, questo non c'è bisogno di sprecare una freccia. Cinghiale. Cos'è? Aspettate. Tra l'altro questo è utile per riconoscere chi è chi. Cos'è quello? Creatura misteriosa. Oh, le fermo. Oh, cinghiale. Aspetta. Oh, cos'era? Non lo so neanche io. Tra l'altro poi vi farò vedere l'utilità degli oggetti, che ci sono oggetti utili e inutili. Ma che vuoi fare tu? Ok. Oh, non l'ho visto. Ok, ve li faccio vedere ora velocemente gli oggetti utili e inutili. Che si possono utilizzare ovviamente. Niente di che, niente di che. Ad esempio questo, se lo bruci con del fuoco, diventa un accampamento in cui puoi passare il giorno. Questa è la gelatina ciucciù base. Questa che a seconda del clima cambia. Non è vero. Questa è la ciccio bianca, che se la colpisci crea ghiaccio. Insomma, tipo delle mine, sono. Soltanto che le devi colpire. Tra l'altro è notte. Ecco, vi faccio vedere l'utilità. Io utilizzo questa così, non utilizzo i ciucciù. Ciucciù di fuoco, infatti. Infatti. Oh porca, non me l'ero accorta. Astro, via da qui. Quanto sta piovendo. È per quello che non si può accampare in effetti. Perché l'acqua è bagnata. Cioè, avete capito. Villaggio degli Zoro. Bene. Chi è? Sidon. Sì. Accompagnami tu, dammi. Non lo so, dammi una tuta.
Ok, qui secondo me accade qualcosa perché è un ponte troppo tranquillo. Ponte Ore. Ah no, a quanto pare. A quanto pare. Poi quello Ah? cos'è? Ah, sono delle anatre. Metà strada un corno. Metà strada un corno. Metà strada un corno. Quanto scommettete che anche qui c'è una scena di... in che lui mi interrompe? Yeah, lentissimo! Preferisco... sì, vabbè, consumiamo questo. Ehi, sei qua giù? Aspetta! Vedete quel fischio, quella corona, quel simbolo che ha? E in Phantom Hourglass è il simbolo della saggezza. Cavolo, quanti ricordi. Anche in Ocarina of Time, sì, anche in Ocarina of Time. Ah, ehi. Perché non l'hai visto? No, no, era... pensavo faceva andare troppo là. Porca miseria, quanto ci mette! Oh, no, la sua arma è volata giù però. Ma io dove dovevo andare? Verso lì? No, stavo andando lì dietro. Verso di qua. Mi sono un po' perso. Ok, andiamo di qua. Un altro ponte. Strada giusta, no? Sì, siamo arrivati. Se non sbaglio. Sì, è un sacrario, grandioso. Infatti lo diciamo. Ma come funziona il sacrariatore? Ha un doppio suono, prima ne metteva solo uno.
Eccolo lì il principe. Bello il villaggio degli Zora, bellissimo. Soprattutto le statue sono belle. E ogni volta che sorride c'è il suono della rupia e scintilla il suo dente, è comicissimo. Sì, prima posso andare al sacrario per salvare in caso di pericolo. Uè, ciao. Sì, sì, non mi ricordo di te. Ehi, ciao, Doom. Madonna. Quanti anni hai? Sì. Sì, per sapere. Non so voi, ma per me gli Zora sono i migliori, per me. No, cioè, in effetti anche i Goron, eccetera. Guarda, uno Zorino, bellino. Sono un Ilio. Sì, vabbè, io sto saltando tutto. Ma quello è un Gorgon. Goron. Io l'ho sempre chiamato Gorgon. Sì, 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 prima salviamo. Non si sa mai. Ma stai scherzando? Che negozio è questo? Ricordate? Fammi uscire. Specie di ghiaccio qui. Vabbè, leggendario, basta. Leggendario, c'è solo la parola leggendario. Dunque, prima di chiudere il video... Grandioso, grandiosissimo. Esatto. No, non mi ricordo di te. Esatto. Aspetta, forse me la ricordo. Forse. No, no, no. Parlano un po' troppo.
Lui è il cattivo del posto, secondo me. Ecco, Ruta è un colosso sacro, eh? Ha il potere di creare acqua senza posa. Sì, ok. Ah, sta richiamando gli altri colossi. O cosa? Ecco, è lì che... Dirmi che il colosso sacro è un edificio, non la fai. È un elefante! Bello elefante! Ancora con il suo sorriso smagliante. Esatto. Che mi venga, Grandioso, spero che sia come in Phantom Hourglass che dà davvero una mano, cioè che puoi anche un po' comandarlo. Armatura Zora, no, nuoto più veloce, ottimo. Tu cos'hai da guardare? Sei troppo piatto, eh? E anche vecchietto. Ok, andiamo. Vediamo, indossiamolo subito. Bellissimo. Quindi possiamo fare più veloce. È grandioso. Bene gente, io direi che per questo episodio può finire qui. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, condividete se non l'avete ancora condiviso, commentate se avete da commentare. Io ora vado a fare questo sacrario che tanto non c'è niente da fare. Non credo ci sia qualcosa di importante qui. Quindi... Noi ci vediamo alla prossima! Hey, you make me up, you make me up, believer.